Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi è una giornata terribile, piove da tutto il giorno ininterrottamente, piove, fa freddo, c'è vento, piove da stanotte, giornata brutta, brutta, brutta e siamo a maggio ormai inoltrato, come possibile non si sa, eppure è così. E quindi, visto che oggi sono a casa, non ho niente in programma, non ho nessuna commissione, insomma sono totalmente libera, ma la giornata è così brutta che non mi viene voglia di fare nulla, ho deciso di ritagliarmi queste ultime ore del pomeriggio, perché saranno circa le 5 del pomeriggio, per coccolarmi un po' prima di cena. E visto che da un bel po' di tempo che non faccio un bel bagno caldo, ho deciso di riempire la vasca, in realtà ancora non l'ho fatto, però voglio rilassarmi in queste ore prima di cena, facendo un bagno caldo, facendo un po' di uno scrub, una maschera, insomma adesso vediamo un attimo quello che mi viene voglia di fare. Una cosa che non farò sarà lavarmi i capelli, perché ho iniziato a prendere la buona abitudine di lavare i capelli il meno possibile e adesso li sto lavando due volte a settimana, quindi sono proprio soddisfatta del traguardo raggiunto, perché prima li lavavo molto più spesso, quindi quelli sono a posto, quelli non li tocco. Ma per il resto maschere, scrub, qualche trattamento sul corpo lo voglio assolutamente fare. E se anche voi avete una vasca da bagno e anche da voi la giornata oggi non è delle migliori, stoppate il video, andate a riempire la vasca di acqua calda e poi tornate a riguardare il video, così ci rilassiamo insieme. Prima di riempire la vasca da bagno faccio merenda, proprio perché è l'ora della merenda, sono appunto le 5, ho preparato un tè caldo al limone e come avete visto ho acceso anche una candela, perché quando voglio rilassarmi c'è sempre una candela accesa che mi fa compagnia e che crea appunto una bella atmosfera, quindi la candela l'accendo sempre, sia che voglio rilassarmi sia per creare una bella atmosfera in casa, è una cosa che insomma mi piace sempre utilizzare. E poi per completare la mia merenda ho preso anche questi biscotti con cacao e riso soffiato, sono buonissimi, ma ve ne avevo già parlato. Una cosa tra l'altro che stavo pensando quasi quasi di fare, visto che ne ho un po' bisogno, sono i peli alle gambe. Ho messo in carica il Seche Peel perché era scarico, però da tempo sto pensando di fare la luce pulsata e quindi eliminarli completamente in modo definitivo. Se qualcuno di voi magari l'ha fatto e vuole condividere qui sotto nei commenti la sua esperienza, come si è trovata, se lo consiglia oppure no, quante sedute bisogna fare e più o meno qual è il costo, e insomma se conviene farlo oppure se a livello economico non ne vale poi la pena, me lo faccio sapere, perché ci sto pensando, però non sono ancora convinta al 100%, meglio, non mi sono ancora decisa, però ad essere onesta mi piacerebbe tanto farlo. Un biscottino, lo vado a pucciare anche un po' nel tè, così è ancora più buono. Vi faccio vedere quali sono i prodotti che ho selezionato per questo pomeriggio di spa in casa. Per quanto riguarda la vasca da bagno, andrò a mettere questi sali da bagno al profumo di Cupcake al lampone. Non li ho ancora provati. Il profumo è davvero buono, quindi secondo me saranno super anche nella vasca, e andrò a mettere questi perché dopo voglio utilizzare anche un po' l'idromassaggio e quindi è meglio evitare di mettere un troppo bagno schiuma, altrimenti poi
si riempie la vasca immediatamente. Per chi ha la vasca idromassaggio sicuramente saprà molto bene di cosa sto parlando. E dopo ho selezionato anche questa bomba da bagno di I Love Revolution a forma di banana. Ed eccola qua, la bomba effervescente a forma di banana. Dico a forma di banana perché in realtà poi dal profumo non sa troppo di banana. Secondo me è solo la forma, perché poi sa di buono, ma secondo me non di banana. Comunque la proviamo insieme. Poi ho preso lui, che è un massaggiatore per la cute. Questo si può utilizzare sia dopo aver fatto lo shampoo per distribuire meglio il prodotto e per massaggiare il cuoio capelluto, ma in realtà anche sui capelli asciutti, ma proprio fare un leggero massaggio alla cute in modo delicato. E devo dire che anche molto molto rilassante. Questo, se vi può interessare, è di pomelo. Per quanto riguarda il corpo, ho selezionato più prodotti. Partiamo da lui, lo scrub per il corpo all'avocado, e lo faccio di solito un paio di volte, se non tre volte alla settimana, e lascia la pelle davvero molto molto morbida. Un'altra cosa che ormai sto utilizzando da un mese per il corpo è lei, la coppetta di Slim Cup realizzata in silicone medico al 100%. Di cosa si tratta? Ve l'avevo già mostrata anche nelle stories su Instagram, se non mi seguite vi lascio qui il mio nickname. Questa serve per ridurre la cellulite, non eliminare definitivamente la cellulite, perché ovviamente questa da sola non fa miracoli, però sicuramente aiuta. Io ho la fortuna di avere una buona costituzione, quindi mangio, però riesco a smaltire anche velocemente quello che assumo, però la cellulite vuoi non vuoi quella c'è sempre, non c'è scampo. Io non sono una che fa grandissima attività fisica, lo sapete, e quindi un po' la cellulite c'è. Cerco di ridurre l'utilizzo del sale, di mangiare troppe cose dolci, evito un po' di farlo, quindi di assumere meno zuccheri possibili, però ovviamente ho anch'io la cellulite come la maggior parte delle donne, e quindi se posso in qualche modo andare a ridurla con qualche piccolo accorgimento, insomma, ben venga. Quindi sono stata incuriosita da questa coppetta, l'azienda me l'ha mandata per provarla, e sono rimasta molto contenta dei risultati. Vi dico che dopo 3 settimane abbondanti, quasi 4 dall'utilizzo, ho notato che la mia pelle, le mie cosce sono molto più toniche, ma molto più toniche, meno flosce, diciamo così, e la pelle è più liscia, è più compatta. La cellulite è anche visibilmente, a proprio occhio, si è ridotta notevolmente rispetto a prima. Non che avessi particolari problemi, sono sincera, però comunque un pochettino ce l'avevo, cioè ce l'ho ancora adesso, comunque ce l'ho, perché ripeto non sparisce. Però aiuta, insieme poi a degli scrub, come possono essere ad esempio lo scrub al caffè, se lo fate in casa vi aiuta tanto a ridurre la cellulite. Magari qui in descrizione vi lascio la ricettina che normalmente utilizzo per preparare in casa lo scrub anticellulite al caffè, che abbinata con questa coppetta e abbinata a un'alimentazione sana, cercando comunque di seguire un'alimentazione abbastanza sana, insomma tutte le cose messe insieme aiutano a ridurre la cellulite. Io normalmente la utilizzo sotto la doccia dopo essermi insaponata, e non serve tantissimo tempo, e anche per questo mi piace, perché non occupa ore e ore di trattamento, sono sufficienti 4 minuti per gamba. Quindi mentre siete sotto la doccia, che agisce, non so, il balsamo, andate a fare questo massaggio sulle gambe. Oppure potete utilizzare anche il loro olio, qui in descrizione vi metto il link. Questo è proprio un olio anticellulite, quindi non solo va a lubrificare la pelle, ma anche un potere curativo, proprio perché avendo all'interno la caffeina riduce e cerca di combattere le cause della cellulite. Una volta completato il massaggio su entrambe le gambe, io utilizzo la loro crema fantastica al retinolo, che vado a massaggiare sempre con movimenti circolari dal basso verso l'alto, e questa, diciamo, è la coccola finale, però non è obbligatorio utilizzarla. L'importante è fare questo massaggio con la coppetta almeno
3 volte a settimana, 4 minuti per gamba, e i risultati io li ho visti dopo circa 20 giorni, quindi non aspettatevi di fare il primo trattamento e di vedere subito il risultato, ci vuole un attimino di costanza come tutte le cose. Se volete provarla e vi fa piacere, qui sotto vi lascio anche un codicino sconto valido sul kit, quindi sull'acquisto di questi tre prodotti. Tra l'altro c'è anche la garanzia soddisfatto rimborsati, quindi se non siete soddisfatte poi del risultato che la coppetta vi dà, potete decidere di renderla e quindi venite rimborsate. Dopo, una volta finito il trattamento su tutto il corpo, normalmente metto una crema idratante o un olio idratante, e oggi ho scelto lui di il Low Body Coco Slim. Tra l'altro ha un profumo irresistibile, ma irresistibile di cocco, è buonissimo. Se ho un codice sconto anche per il Low Body, magari qui in descrizione ve lo metto. E l'ultima cosa che ho selezionato è lei, la maschera in tessuto, guardate quanto è carina. Questa l'avevo presa da OVS, è una maschera extra illuminante, è made in Corea, una maschera coreana, infatti guardate il loro pack, sono sempre molto belli. Una maschera extra illuminante, tempo riposa dai 15 ai 20 minuti. Adesso vado a cambiarmi, recupero il stick e peel, riempio la vasca da bagno e relax totale. Uscite dalla vasca, adesso ve la togliere anche la maschera. Questa l'ho messa tipo 10 minuti dopo che ho rilassata nella vasca, quindi l'ho tenuta ancora un attimo dopo essere uscita. Adesso l'ho svuotata completamente, devo però andare a ripulirla perché ho notato che sui bordi i sali da bagno rosa hanno leggermente macchiato, nel senso si è sporcato il perimetro della vasca, quindi dopo vado a pulirla. Comunque togliamo anche la maschera, che tra l'altro era molto molto imbevuta di prodotto, tant'è che ce l'ho ancora anche sul viso. Io di solito quando tolgo le maschere in tessuto vado a massaggiare il prodotto in eccesso e lo porto un po' anche sul collo. Nel frattempo, tra una cosa e l'altra, si è fatta anche ora di cena, e meno male che ha iniziato a preparare la cena Steve, perché io ho fatto più tardi del previsto alla fine. Vado a mettere Coco Slim sulle braccia, che ancora non l'ho fatto. Profumo buonissimo di cocco, è una cosa spaziale questo olio. Vado a massaggiare un po' la cute come ultima coccola. Comunque, tipo, io adoro quando mi fanno i massaggi sulla testa, proprio vado, mi addormento, mi piace tantissimo. E infatti anche lui lo utilizzo spesso perché mi rilassa proprio. Spazzolata super veloce ai capelli. Devo dire che ci voleva proprio, era da un po' che non mi ritagliavo proprio un pomeriggio per rilassarmi totalmente.
E quando esci dalla vasca da bagno ti rigeneri, sei proprio rigenerato, è proprio bello, rilassante e ogni tanto ci sta. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere con un pollicino in su se vi siete rilassati a guardare questo video e se anche voi vi siete ritagliati un pomeriggio o la serata per, insomma, da dedicare un po' a voi stesse, che ogni tanto ci vuole e ci sta. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!